Spettacolando TV, Teatro Olimpico, Antonio Giuliani di Dentikit. Fa parte di una... mi sono un po' incartata, è Dentikit. No, l'ha detto bene, perché? Invece, no, perché stavi dicendo qualcosa. Non t'ho neanche interrotto. Identikit. Identikit. Okay. Fa parte di una trilogia nata 3 anni fa, perché giustamente è una trilogia. È una trilogia, è una biologia, erano due. No, invece è una trilogia. Sembra un film, con, no? una trilogia di sì, trilogie, quelle, film bianco. Sì, quelle, insomma, i famosi Rocky 1, 2, 3, 4, perché in questo spettacolo si parlerà anche di Rocky. E di questa trilogia, iniziata 3 anni fa, con il primo spettacolo che era Fateci Largo, che era un po' più politico, il secondo l'altro anno era Nato in Italia, che era sui prodotti italiani, sulla qualità dei prodotti italiani. E adesso sulle regole? Sulle regole e sugli atteggiamenti degli italiani, che stanno cambiando, perché noi facciamo parte di una comunità, e io dico sempre che noi... sono anni che stiamo in comunità noi italiani, quindi non è che c'è cambiato. E non ci siamo ancora abituati, sì, vero? Non è che c'è cambiato tanto. La comunità europea che ci impone delle regole, delle leggi, e bisogna rispettarle. Quali sono queste regole a cui l'italiano non ci vuole stare proprio? Dice, oddio. Allora, tantissime sono giuste, per carità, però... per esempio dicono che gli italiani è un popolo che non rispetta le file, no? Sai, la comunità europea dice no, voi italiani dovete avere un comportamento consono alla comunità europea. Ma questa è una caratteristica nostra. Se noi togliamo questa cosa agli italiani, è la morte degli italiani. Certo, cioè, l'italiano prima, a 2-3 minuti dall'inizio dello spettacolo, se vedeva una sedia vuota con un biglietto bravissimo, con scritto, hai capito già, con scritto riservato, se poteva guadagnare le 2-3 file, quello diceva, quello non è venuto, che ha fatto male a qualcuno, è passare avanti, si metteva seduto. Se qualcuno arrivava a reclamare il posto, era pronto, scaltro. La creatività in azione, vai. Bravissima, la creatività, cioè, subito la risposta pronta, dice, questo è riservato. Io pure sono riservato, io quando inizio mica parlo, sto zitto. No, ma ho riservato da una persona. Se è riservato, questo non viene più. Ma come non viene più? Ma uno riservato si mette in prima fila, mi scusi. Uno riservato si mette in galleria. Cioè, tu per stanchezza gli hai lasciato il posto, capito? E invece adesso? E invece adesso sono tutti composti, sono entrati ieri, tutti precisi, tutti, capito? Tutti in fila, siamo diventati un po' tedeschi. Siamo diventati un po' ste marionettine, cioè globalizzare il mercato va bene, ma globalizzare anche i comportamenti. Ma siamo diventati un po' tedeschi? Un po' tedeschi, sì. Beh, sì. Un po' tedeschi in Germania? Un po' sì, un po' così, capito? La Merkel ci ha un po' influenzato? Ci ha influenzato parecchio e soprattutto, che ne so, pensiamo, insomma, la patente a punti, giustissimo, perché no, la sicurezza è fondamentale, la prima cosa. Però a Roma, cioè 20 punti, cioè tu a Roma esci dal garage e già ne hai persi 7, cioè solo che tu esci dal garage è solo per cercare, cioè, a Roma ci sono tanti che non te fanno inversione U, addirittura te fanno inversione A O. Si cioè, può dire poi che ci sono molti fumati in giro? Ci sono? Eh sì. E quelli che te fanno inversione a osso, capito? Perché da davanti praticamente ti ritrovi dietro, te suonano scansare, ma stavi avanti, perché il lato B in azione. Quindi 20 punti sulla patente va bene, ma a Roma al giorno però, certo. 20 punti al giorno, certo. Che ne so, la sicurezza è importante, però le leggi sull'igiene. E il rapporto con le donne, gli italiani come... No, il rapporto sulle donne non è cambiato, io non dico sempre cambiato. Noi siamo un popolo latino, non ci sono, capito? Delle regole noi siamo precise, un popolo latino, noi quando diciamo così, i primi insomma extracomunitari che sono arrivati qui in Italia, noi abbiamo dato una mano, perché l'italiano quando vede, è vero o no, quando vede uno in difficoltà non guarda il colore della pelle, la fede politica o calcistica, è vero, è così, noi aiutiamo tutti. Quando sono arrivate le prime donne qui, noi romani, specialmente romani, siamo diventati subito un ufficio di collocamento. Cioè, che te serve? Dice, guarda, c'è quel signore che quello vive da solo, cioè, è divorziato, se tu gli stai vicino quello muore, te lascia subito, immediatamente, che sono le famose famose dritte, certo, che invece adesso scarichiamo, certo, applicazione in continuazione, no? Per qualunque cosa, applicazione, scarica quello, applicazione, poi va a scuola, mio figlio come va, non si applica, ma che si applica, che sta tutto il giorno a scaricare queste applicazioni, perché non fanno applicazione sulle dritte, scaricare le dritte, esatto, le dritte dell'italiano, infatti. Se infatti tu scendevi e vedevi la macchina che aveva un bozzo, magari ti avevano abbozzato la macchina, ti arrivava subito uno che non conosceva, ci penso io, ah, una dritta, allora tu fai la denuncia, va bene? Allora c'è un mio cognato che lavora dentro l'assicurazione, un'agenzia, capito? E c'era subito questa aggregazione tra di noi, e questa sta un po' cambiando, gli atteggiamenti degli italiani, tutti un po' marionettini. Ma andiamo sul tuo film di prossima, sì, uscita a settembre, sì. Mia figlia si sposa. Mia figlia si sposa, che sarebbe proprio mia figlia che si sposa, nel film, esatto. È la storia di questo Romolo, di questo romano che vive in Puglia, perché la moglie è pugliese, e succede che lui è un fotografo riconosciutissimo, addirittura un wedding planner.
chiamato in tutta la Puglia per fare le foto, e va a fare le foto alla figlia di questo sindaco e si distrae un attimo, gli rubano tutto, l'attrezzatura, quindi, le macchinette fotografiche, quindi tutto il materiale dentro video e foto della figlia del sindaco. Il sindaco dice: io adesso, se tu non ritrovi tutta questa roba, ti distruggo, e lo distrugge. Praticamente va in una grandissima povertà, arriva in questa povertà purtroppo. Però la figlia si sposa. E la figlia si sposa, quindi che cosa è fatto? È proprio la storia dell'italiano, per cercare di far sposare la figlia, va a chiedere insomma dei prestiti, si infila dentro a situazioni molto particolari, si indebita perché poi l'italiano è così, per i figli uno morirebbe, per i figli, e niente, poi si ritrova alla fine dentro a questo ristorante, dove all'interno di questo ristorante ci sono due matrimoni, il suo, che è una famiglia normale, una famiglia comune, la famiglia italiana, non dico la famiglia povera, però quel normale, famiglia comune. E dall'altra parte invece della sala, in questo, c'è una famiglia del Cavalier Rossini. Quindi c'è questa contrapposizione, c'è queste due famiglie a confronto, cioè, per farvi capire, dall'altra parte c'è il Cavalier Rossini che per accoglienza ha chiamato una violinista, un pianista, invece alla festa nostra il DJ con 700 watt, con sti cori da stadio quando entravano gli sposi, capito? Quindi c'è questa grande contrapposizione. Non vi dico serie d'agosto, un cast buono, Maurizio Mattioli, grande Maurizio, che fa un avvocato un po' furbetto, e c'è Gianni Ciardo, c'è Antonio Giuliani, c'è Lino Barbieri, c'è Uccio De Santis. La sposa chi è? La sposa sono due ragazzi, tutte e due, perché c'è, poi sotto c'è questo sottotesto molto bello, che sia in un matrimonio che sia nell'altra famiglia c'è questo forte rapporto tra papà e figlia, che papà non vorrebbe mai portare la figlia, capito, sull'altare. Infatti c'è un momento dove io accompagno mia figlia all'altare e dico: papà, ma non corre, che bisogno c'è di correre? Corri all'altare, se vede da qua, per quale motivo tutta sta velocità? Perché non vuole portare la figlia sull'altare, perché questa è una cosa molto bella tra papà e figlia. E poi c'è Nina Moric, che una veste è particolarissima. Ti sei presa una, insomma. Fa una parte, lei fa bella, comico brillante. Appariscente, quindi fa una bellissima parte. Bravissima attrice, abbiamo scoperto una Nina veramente molto molto brava. Vabbè, c'è Lallo Circosta. C'è adesso Paola Onofri. C'è Max, adesso mi sfugge, mannaggia, vabbè, ci sono veramente tanti attori, perché è un film corale, quindi a settembre al cinema, con Mia figlia si sposa, peraltro un libro in uscita anche, no? Il libro in uscita, il mio primo libro, e che va in beneficenza, la parte mia, andrà poi in beneficenza a questi orfanotrofi a Roma, e niente, è una sorta di biografia con delle foto, come ha iniziato e come nasce Antonio Giuliani, ma veramente come nasce, perché nelle prime due pagine c'è proprio quando mia mamma è andata a partorire all'ospedale. quindi è nato il vero Antonio Giuliani. Quello di Primavalle, si può dire? Bravissima, infatti inizia il libro con era Primavalle 1967, 7:30 di mattina, punto, capito? Inizia il libro, inizia così, un Antonio Giuliani a scuola, c'è la pagella vera con dei voti non bellissimi, l'Antonio Giuliani al cantiere, quindi bello, il lavoro. È bello scoprire il Giuliani vecchio per modo di dire. Certo. Quindi c'è tutto dentro, quando lavorava al cantiere, il percorso fatto, i grandi lanci, Costanzo, ci regali Pingitore. Un personaggio degli esordi per salutarci? Guarda, un personaggio che io adoravo era questo francese che parlava tutto così, che era molto triste. Io sono francese. Ci sono delle differenze, per esempio in Francia noi abbiamo l'entrecote, che ho pensato, ma se è entrecote esce bruciato, entrecote esce cotto, ma che... Questo è un personaggio a cui io volevo molto bene, amavo molto, ero molto legato. Ricordiamo Identikit, Teatro Olimpico fino al 26, pochissimi giorni, tutti da assaporare, mi raccomando, venite. Beh, aspetta. Antonio Giuliani, Siamo grande qua. Antonio sto Giuliani. Sto qua, io vivo proprio qua, ma fino a domenica sto qua.